Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Iperbole e oggi vi porto la review di Cardi Team of the Season so far. Questa carta la sblocchiamo facendo una sfida creazione rosa, i cui requisiti sono un giocatore della Ligue 1, una squadra con punteggio medio di 86, 70 d'intesa e ovviamente 11 giocatori. Al momento in cui sto registrando il video, questa carta costa, se dovessimo comprare tutti i giocatori, più o meno sui 150.000 crediti, che è un prezzo abbastanza alto, però ci può stare tutto sommato. Guardando le statistiche, notiamo che è abbastanza veloce, perché ha 90 di velocità con 91 di accelerazione e 90 di scatto. Ha un ottimo tiro, un tiro davvero davvero ottimo, soprattutto per quanto riguarda il tiro dentro l'area e la posizione d'attacco. Infatti ha 99 posizione d'attacco e 97 finalizzazione, ma è anche forte in tiro al volo, infatti ha 93 di volley. Per quanto riguarda il tiro da fuori, l'ho notato anch'io in game, non ha un grandissimo tiro da fuori. Ha un tiro molto potente, ma da fuori non segna tantissimi gol. Il punto dolente che arriva subito dopo è quello dei passaggi, ovvero ha un passaggio corto che raramente sbaglia, però per quanto riguarda visione di gioco, passaggio lungo, non ha un grande passaggio, non possiamo fare affidamento sui suoi passaggi. Come vedrete dalle clip, ha fatto qualche assist, però niente di eclatante, è stato difficile farlo partecipare veramente alle azioni di gioco. Per quanto riguarda il dribbling, non è agilissimo, non perde il pallone da... non è molto agile, però non perde molti palloni, ha un ottimo controllo di palla, mantiene il possesso e non dà mai la sensazione di rischiare di perdere la palla, cioè quando ha la palla Icardi stiamo tranquilli che la palla Icardi non la perde. Certo, non possiamo pensare di fare serpentine tra avversari, smarcarli tutti e andare in porta, però uno o due avversari qualche volta è riuscito a scartarli. Vabbè, la difesa è un attaccante, non serve a niente, l'unica cosa che notiamo è il 97 precisione colpi di testa. Ha un colpo di testa fenomenale. Come potete vedere da tantissime clip che vi mostrerò, ha fatto tantissimi gol di testa, molto molto forte. Da un punto di vista del fisico ha tantissimo di elevazione, abbastanza resistente, non ho notato cali di forma fisica durante la partita, quindi la stamina è sufficiente, e ha parecchio di forza fisica. La scarsa aggressività unita a una difesa bassa, unita a un work rate low in fase difensiva, praticamente è un fantasma. Quando la squadra avversaria la palla, molto difficilmente Icardi ruberà un pallone. Diciamo che non è quello il punto per cui uno deve comprare Icardi. Per quanto riguarda i tratti, possiamo notare che ha il tratto con tiro dell'esterno del piede e il tratto power header, che significa colpo di testa potente, e posso dire che i due tratti sono confermati in game, cioè tira di esterno come tutti i giocatori che hanno questo tratto, e il colpo di testa è davvero davvero forte, ha un colpo di testa incredibile, sia preciso che potente, ha segnato tantissimi gol. Per quanto riguarda lo stile intesa, io l'ho giocato utilizzando come stile intesa motore, gli aumenta un pochino la velocità, un pochino il dribbling, ma soprattutto gli aumenta i passaggi, che sono la nota dolente di questo giocatore. Non ha bisogno secondo me di aumentare il tiro, non ha bisogno secondo me di aumentare il fisico, quindi io sceglierei motore come stile intesa. I pro di questa carta secondo me sono senz'altro la finalizzazione, in quanto durante le partite che ho giocato ho notato che non sbaglia mai tiri da dentro l'area, difficilissimo che sbagli. Ed è sempre al posto giusto al momento giusto. Questa review sembra un po' la copia della review di Lasagna, perché secondo me sono due giocatori abbastanza simili, e anche Icardi è un finalizzatore. Non credo che questo sia il gioco per Icardi. In questo gioco sono più forti quei giocatori bassi, brevi linee, molto forti nello stretto, e Icardi non è questo tipo di giocatore. Però se vi piacciono quei giocatori grossi, vi piace magari variare un po', e anche se il gioco non si focalizza sui colpi di testa, le sponde, il gioco aereo, a voi vi piace comunque fare due cross, provare il colpo di testa, provare la rovesciata, provare il gol in acrobazia, Icardi potrebbe essere una carta divertente da usare. Il fisico sicuramente è un altro fattore importante, Icardi non perde quasi mai contrasti, però per quanto riguarda il resto non mi è piaciuto particolarmente. Il dribbling non perde mai la palla, ma è molto macchinoso, riesce a saltare l'avversario, però sa sempre quel passo un po' goffo, che sembra sempre che fatichi a saltare l'avversario, anche se qualcuno lo sono riuscito a saltare, non mi ha mai dato l'impressione di essere brillante nel dribbling. In fase difensiva è praticamente un fantasma, l'unica occasione che mi ha salvato è stato un colpo di testa su un calcio d'angolo, perché infatti di testa è molto forte, ho segnato tantissimi gol su colpo di testa, ma niente di che.
Io non so, non vi consiglio di farlo, secondo me non è un SBC da fare, però non costa tanto e vi consente di linkare al massimo d'intesa Neymar e Messi, perché essendo argentino del Paris Saint-Germain fa intesa gialla con Messi argentino, intesa verde con Neymar Paris Saint-Germain. Quindi se avete bisogno di un attaccante per fare intesa, secondo me non è così male. C'è di sicuro di meglio sul mercato, Ben Yedder, tutti i giocatori che vedete nelle partite di Weekend League, Mbappé, sono tutti meglio di Icardi, però costando così poco, per uno che è all'inizio, che magari non ha una squadra top, ci può stare da usare in queste settimane in attesa che escano SBC migliori, perché usciranno SBC migliori e voi comunque avete uno scambiabile 90 che potete ributtare nell'SBC nel momento in cui non vi servirà più. Uscisse l'SBC di un altro giocatore molto forte, voi potete prendere questo Icardi che ha 90 di overall e buttarcelo dentro. Comunque è un overall abbastanza alto. Considerate che i giocatori con 90 di overall costano intorno ai 50, 60, 70 mila crediti. Quindi anche se lo pagate 150 mila, un po' di crediti poi li recuperate quando non dovrete comprare un giocatore con 90. Io vi ripeto, l'ho usato un po' di partite sia in Weekend League che in Division Rivals mentre provo a fare i gettoni per gli Icon Swap e vi dico che non è fortissimo, non è scarso, se la palla gli arriva segna, sul calcio d'angolo è molto pericoloso, se fate un cross è molto pericoloso perché di testa la prende sempre lui, però forse non lo farei, a meno proprio che non siete dei fan sfegatati di Icardi, in quel caso ci può stare perché non è l'attaccante più scarso che ho provato quest'anno. Spero che questa review vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, lasciate un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Iperbole e al prossimo video.